Dicono che siamo tutti dei delinquenti, solo perché ci piace fare incidenti. Se ci sarà uno scontro sarà letale. Vi manderemo tutti all'ospedale. Oh, AC Milan. Oh, AC Milan. Dicono che siamo tutti dei delinquenti, solo perché ci piace fare incidenti. Se ci sarà uno scontro sarà letale. Vi manderemo tutti all'ospedale. Oh, AC Milan. Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Tringa sempre presente. Iscrivetevi, campanellina, pollice in su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, la partita è già vicina. Quindi pronti per la partita, ben concentrati ragazzi, l'obiettivo ormai è vicino. Dopo del pareggio delle merde di ieri sera, l'obiettivo è vicino. Quindi, allora, ieri sera in live abbiamo fatto le pagelle. Quindi, prima vi do le pagelle che abbiamo fatto ieri sera per quelli che non c'erano. Dopodiché, veniamo a parlare della partita. Allora, insieme a tutti gli altri, perché ve l'ho già detto, questo canale non è il mio canale. Questo canale è il canale degli ultras del tubo. Quindi ragazzi, le pagelle, queste cose le facciamo tutte insieme e io prenderò sempre in considerazione quello che mi dicono tutti quanti. Quindi Gigio Donnarumma voto 7. Gli abbiamo dato 7 perché comunque la parata che ha fatto sulla punizione a 2 è stata una parata eccezionale, veramente un istinto da felino eccezionale. Calabria voto 7. La maggior parte di noi dava 6,5, però per il gol mezzo punto in più l'abbiamo dato. Calabria meritava il mezzo punto in più, comunque dopo tanto che non giocava è entrato con fiducia, è entrato con carattere. Bravo Davide. Chiar voto 7,5, sempre il migliore in difesa, è il nostro baluardo difensivo. Un giocatore eccezionale, soprattutto perché ragazzi, guardate, Kjaer sta giocando con una fasciatura al ginocchio da un sacco di tempo. Questo vuol dire attaccamento e dedizione nel proprio lavoro. Romagnoli 6,5. Il capitano paga l'errore sul gol, però ha dalla sua il fatto di essere diffidato da un sacco di tempo. E comunque per un difensore giocare con questa cosa addosso non è facile, devi comunque tenere sempre l'intervento un po' più tranquillo, non puoi usare la veemenza che useresti di solito. Bravo Alessio, come al solito, un difensore eccezionale secondo me Romagnoli. Cresce sempre di più, diventa sempre più forte, sempre più importante. A me Romagnoli piace davvero tanto. Teo voto 8, e come solito spacca la partita, quando parte è devastante. Ma ragazzi, io sono un po' stanco di sentire che Teo ha bisogno di crescere a livello difensivo. Teo è già cresciuto a livello difensivo. Teo minimo ogni partita, minimo fa uno o due interventi da vero terzino. Quindi ragazzi, non continuiamo a dire le stesse cose perché le dicono tutti. Le pecore vanno tutte insieme. Siccome noi non siamo pecore, diciamo le cose giuste e guardiamo le partite prima di parlare, guardiamo quello che fanno i giocatori prima di parlare. Bennacer, voto 7,5. Ottimo, ottimo questo giocatore, a me piace tantissimo, io non l'ho mai criticato, posso dirvelo il rasta e lo zoccolo duro ragazzi, io Bennacer è un giocatore che stimo fin da quando era all'Empoli, quindi Bennacer voto 7,5, siamo partiti da mezzo punto in meno, ma anche lui per il primo gol, visto e considerato che comunque non è stato festeggiato dai tifosi, è giusto dargli mezzo punto in più perché se lo merita. Kessié, voto 8. Non c'è niente da dire su Frank Kessié, uno dei migliori centrocampisti d'Europa, senza dubbio, senza chiacchiere, senza parole strane, non c'è più niente da dire su Frank Kessié. Trovata la posizione, trovato il compito da dare a Frank, Frank è il numero uno. Salah Mahers,
voto 7,5. Come sempre un po' casinista, mettiamo, diciamolo così, un po' casinista. Però ragazzi, è un giocatore valido, veramente a me piace tanto questo giocatore, si sbatte sempre, è un po' come Castiglieco, è un giocatore che corre dal primo minuto all'ultimo minuto, non si risparmia, ha ottima tecnica, quindi ragazzi, Selemakers 7,5, anche lui mezzo punto, 7,5 lo prende mezzo punto in più per il gol, per lo stesso motivo di Bennacer. Non ci sono i tifosi, non possono essere festeggiati i gol ed è giusto che i ragazzi vengano festeggiati almeno da chi li vuole bene. Çalhanoğlu, voto 8. Ragazzi, Hakan Çalhanoğlu è secondo me veramente il top player di questa squadra. Lui e Rebić sono i due top player di questa squadra, sono i giocatori che ci fanno fare il salto di qualità e come sempre dico che il Milan è un'ottima orchestra, ma Çalhanoğlu è un ottimo direttore d'orchestra e lui è il nostro direttore d'orchestra. Rebić, voto 8,5, il migliore, ragazzi, il migliore in campo. Non ho più aggettivi per questo giocatore perché è veramente uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi 10 anni del Milan, perché ragazzi, lui è il nostro uomo da 20 gol all'anno. Non voglio più sentire, continuo a sentir parlare, il Milan ha bisogno di un giocatore da 20 gol. Ante Rebić è il nostro uomo da 20 gol. Ibrahimovic, voto 7. Ibra a me è piaciuto, Ibra ha preso in mano la squadra, ha cercato di segnare, non ce l'ha fatta, ma quando ha visto che aveva difficoltà sotto porta ha preso in mano le chiavi del gioco, si è messo a fare il trequartista, ha fatto il Rui Costa della situazione. Anche Ibrahimovic è ormai un giocatore senza aggettivi perché è veramente forte. Non sono convinto che rimanga l'anno prossimo, non sono convinto ancora di questa cosa, mi dispiacerà se va via. Rimango sempre convinto della mia idea, che Ibra è più importante per lo spogliatoio che per il campo, perché questa squadra può giocare senza Ibra, l'ha già dimostrato, può giocare ormai senza Ibrahimovic, ma averlo nello spogliatoio, Ibra alza il livello della squadra. Veniamo ai quelli che sono entrati dopo, Leao 6,5, Krunic 6,5, mi è piaciuto. Il giovane Colombo gli abbiamo dato il 6 per l'incoraggiamento, poteva essere senza voto. Jack Bonaventura entra e fa sempre il suo, bravo Jack, 6,5. Biglia, voto 6, bravo Lucas. Allora, voto a Stefano Pioli. Allora ragazzi, siamo rimasti un pochettino nella media solita, 8,5, di solito gli diamo 8. Ragazzi, ancora non abbiamo centrato l'obiettivo. Pioli è un grandissimo allenatore, quando centreremo l'obiettivo sicuramente il voto sarà altissimo, ma lo è già altissimo, perché è un allenatore che tutte le settimane prende 8, 8,5, vuol dire che è l'unico allenatore in Italia che sta facendo veramente il suo lavoro adesso. Il voto alla squadra generale direi 8,5, abbiamo dato 9, ma anche per la squadra vale lo stesso discorso di Pioli. Stiamo facendo benissimo, siamo la squadra più in forma e più forte del campionato adesso, ma ancora non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ragazzi, ora parliamo un attimino della partita che verrà. Allora, abbiamo questa spada di Damocle, i diffidati, sono tanti i diffidati del Milan, ed è pericoloso perché dopo il Sassuolo ci sarà l'Atalanta. E io penso che, allora, per me, che sono tifoso, la partita con l'Atalanta è forse la più importante di questo pezzo di campionato, di questo girone di ritorno, perché l'Atalanta ci ha tolto una parte fondamentale per una squadra, ci ha tolto una parte di dignità troppo importante ed è quella che dobbiamo andare a riprenderci con la forza, con l'onore e con il fatto che noi ci chiamiamo Milan. Quindi è troppo importante quella partita. Io penso che Stefano Pioli faccia un minimo di turnover, quantomeno nel giocatore più importante. Io penso che Romagnoli possa davvero rimanere fuori questa partita e far giocare Gabbia, perché
rischiare di perdere Romagnoli per la partita con l'Atalanta sarebbe un disastro. La coppia di centrali è troppo importante per giocare contro l'Atalanta, quindi penso che Stefano Pioli possa decidere qualche posizione, possa decidere qualcosa all'ultimo momento. Comunque parlerà oggi Pioli e niente, poi vedremo nel pomeriggio quello che ha detto, vedremo di fare una discussione su quello. E niente ragazzi, ci sentiamo nel primo pomeriggio, appena dopo le parole di Pioli, ne parleremo tutti insieme, ok ragazzi? Ci sentiamo dopo, ragazzi, in descrizione, link, obiettivo, striscione. Oggi pomeriggio i ringraziamenti per chi ha donato. Ci sentiamo dopo, vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rossonero, forza rossoneri, forza diavolo, forza Milan, vi voglio bene a tutti.